Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio, quarto episodio della mia serie su Halo Combat Evolved in 4K a 60 fps su PC. Siamo come sempre nella Master Chief Collection e nella scorsa puntata avevamo completato il livello La Truth and Reconciliation, liberando il Capitano Keyes da un incrociatore Covenant e scoprendo che Halo è una sorta di arma. O meglio, i Covenant credono che sia così. Quindi stanno cercando la sala controllo di questo misterioso anello e noi dobbiamo arrivare lì prima di loro. Questo sarà il livello, il Silent Cartographer. Iniziamo. Confermo opzioni. Eroica. Nessun test attivato. E avviamo la missione. I Covenant credono che il Silent Cartographer sia nel sottosuolo di quest'isola. Il Cartographer è una sala delle mappe che ci condurrà al centro di controllo. L'isola ha molte strutture e installazioni. Una di queste contiene la sala delle mappe. Atterraggio imminente, non sarà una passeggiata. Prepararsi ad attaccare! Andiamo! Forza Marines! Let's go! Ecco, ho appena giocato Halo Infinite, infatti ho provato a mirare con quello con cui si tira le granate. Andiamo Marines! Oddio, questo grunt è volato dal nulla. Questo Elite non può niente contro tutti questi Marine. E qui abbiamo dei Jackal. Grandi. Si stanno sparando a vicenda Marine. Eccolo, ed ora arriva un Warthog. Questa missione è una missione molto particolare. La demo, questa battaglia che abbiamo fatto, la demo che venne rilasciata prima del gioco per poter provare il gioco. Muoviamoci. Cerchiamo la sala delle mappe, lì troveremo la posizione del centro di controllo di Pen. E questa missione, tra l'altro, è ambientata su un'isola. Il che vuol dire che ora io sto facendo il percorso normale, diciamo, ma potremmo anche farlo al contrario in realtà. Ora noi eliminiamo questi nemici. Bravo. Ottimo. Là ci sono degli altri nemici, dei grunt e un elite che sono riuscito a tirare sotto. Ma Marine, vi avevo detto che avevate l'aimbot voi, Non fatemi fare queste brutte figure. Dai, uccidetelo questo grunt. Bravo. Là è rimasto un Jackal, direi di andare ad eliminarlo. Me ne riesco a tirarlo sotto con un salto così? Non ci sono riuscito. Quello là in cima, riusciamo ad eliminarlo? No, si è nascosto. E allora continuiamo. Noi appunto stiamo cercando il Silent Cartographer, la sala delle mappe di questo Halo, per poter scoprire dove si trova la sala controllo di Halo. E ora qui andiamo qui sopra. Fatto, Marines. Là, nella rupe. Scommetto che il Silent Cartographer è dentro quella struttura. Fuoco! Adoro questo lavoro.
Grande. E se io provassi a buttarmi dentro? Non ho tirato sotto nessuno. Però quell'elite, dai, uccidetelo. Bravi. C'è qualcun altro là dentro, eh? Riusciamo ad ucciderlo? Tipo mettendosi qua. Eccoli. Vai, sono tutti vostri, Marines. Marines? Riuscite a fare qualcosa di utile? Fammelo inquadrare. Niente, dai, vi do una mano io, altrimenti qua. Bravo. Che azione, che assist. Ma mi hanno... non so se avete capito, mi hanno sparato i Marines. Il cartografer deve essere qui. La mia analisi indica che la sala delle mappe si trova al piano inferiore. E allora andiamoci. Procediamo verso l'interno. Impeditegli di chiudere le porte. Interessante. Non credevo che i Covenant avessero compreso così bene i sottosistemi di Halo. Hanno chiuso le porte e la nostra potenza di fuoco non basterà per sfondarle. Cortana a Keyes. Continua, Cortana. Hai trovato il centro di controllo? Negativo, capitano. I Covenant ci hanno bloccato. Per continuare, dobbiamo disattivare il sistema di sicurezza di questa installazione. Ricevuto. Obiettivo non ancora raggiunto. Potrei essere fuori contatto quando ci arriviamo. Questi sono gli ordini. Usa qualsiasi mezzo per entrare nella struttura e trovare il centro di controllo di Halo. Va bene, signor capitano. Dobbiamo arrivare al centro prima dei Covenant. E non sono ammessi errori. Guardate che bella questa inquadratura mentre si esce. Zona sicura, signore. Nulla in movimento. Buona fortuna, gente. Chiudo. Ci serve il codice della sicurezza per aprire questa porta. E sta attento! E questi nemici possiamo anche lasciarli qui, non è indispensabile eliminarli. Soprattutto se i Marines ci mettono così tanto a farlo. Là abbiamo un altro Warthog. In caso avessimo perso il nostro. Un sentiero che porta all'interno dell'isola. Mi stanno sparando un po' in troppi, eh. Ok. Grandi! Ok, dovrebbero essere morti tutti. Ci manca solo quell'elite. Ok. Il Warthog qui non lo potremo portare. Quindi andiamo su con queste... con le nostre gambe. Oh, il grunt più resistente di sempre. Munizioni scarse qui, eh. Sto per morire. Dove vai? Mi viene addosso, ecco dove va. Niente, devo tornare a prendere le munizioni, ragazzi. Oppure cambiare arma. La pistola me la voglio tenere. Vediamo se qui dietro ci sono delle munizioni, qui. Ovviamente sì. È fatto apposta questo posto, eh. Per potervi ricaricare. Ecco fatto. Ed ora siamo come nuovi. Se riuscissimo a saltare questo tronco. Davvero no, lo salta? Nemmeno con il crouch jump. Ah, ecco, sì. Il crouch jump, per chi non lo sapesse, è quel salto per cui salti e poi mentre sei in volo ti abbassi. Così. E in questo modo Master Chief piega le gambe e salti degli ostacoli che normalmente non salteresti.
Basta. Oh. Io l'ho preso a pugni questo qui. Due elite rossi ci sono tra l'altro, eh. Non so se avete notato. Via. Sticcato. Bene così. Proseguiamo in questo piccolo canyon. E là troviamo due hunter. Prendiamo un kit di pronto soccorso ora. E come vi ho detto, gli hunter possono essere eliminati da un colpo di pistola o fucile di precisione ben assestato nella loro carne, quella non protetta dall'armatura. Quindi noi fai così e poi li ammazzi. Ho preso anche un sovrascudo per sbaglio, ma vabbè, tanto. Tacca. I nemici più temibili del gioco, forse, distrutti in questo modo. Easy. E abbiamo anche un sovrascudo per poter continuare. Ora andiamo da qua. No, troppo corto il lancio. Così va meglio. Tanto abbiamo il sovrascudo, che ci protegge un po'. Ok. Ne abbiamo eliminati altri. Qui c'è quello con la pistola ad aghi, che è importante eliminare perché è pericolosissima come arma. Usiamolo come scudo contro i loro colpi. Come copertura. Ok. Proseguiamo. Qui vediamo altri nemici dal radar. Eccoli. Dei grunt. Dove è scappato? Ah, è uscito da qua. Ok. Io mi prendo un altro sovrascudo. Ed ecco che ci addentriamo all'interno di Halo. Altri due hunter. Ma ormai abbiamo capito come batterli facilmente. Oddio. Ecco fatto, fuori uno. E fuori due. Gli hunter ormai non sono più un pericolo. A meno che voi non abbiate questo tipo di arma, allora sì, diventano un po' ostici. Eccoci qua. Usare il pannello olografico per arrestare il sistema di sicurezza. Va bene, Cortana. Bene, questo dovrebbe aprire la porta del condotto principale. Tutto è tranquillo. O forse no. Emergenza, emergenza. Nave Bravo 22 riceve fuoco nemico. Ripeto, siamo sotto fuoco pesante, perdiamo quota. Ricevuto, stiamo arrivando. Guardate lì. Guardate un po' chi c'è. Nemici invisibili. Vai, toglimi tutto il sovrascudo, grazie. Vai, ancora un po'. Toglimelo, toglimelo. Spara meglio, bro. Bravo. No, me ne mancava un pezzettino. Che mostro deforme. Non è nemmeno riuscito a togliermi il sovrascudo. E niente, perché se me l'avesse tolto tutto, avrei potuto prendere questo nuovo. Questo sovrascudo qui. Mentre così, avendo già un sovrascudo, non lo posso prendere essenzialmente. Capo, Bravo 22 ci stava portando armi pesanti. Eccolo il Pelican Bravo 22. Quando ho visto che avevamo davanti gli hunter, ho pensato che potevano servire. Spostiamoci lungo la spiaggia. Occhi aperti per qualsiasi cargo che si possa recuperare. Occhi aperti anche voi, Jackal infami. Qui abbiamo una delle nuove armi di questo livello. Il lanciarazzi. Io mi tengo la pistola.
perché ovviamente è un'arma OP. Mi riprendo questo Warthog e andiamocene. Non mi interessa uccidere quei nemici, tanto è completamente inutile ai fini del livello. Come in realtà nella maggior parte dei casi in Halo, non serve quasi mai uccidere tutti i nemici. Prendiamo altri due Marine. Colpiscilo. E andiamo. Là c'è ancora quel Jackal con lo scudo giallo che abbiamo lasciato all'inizio del livello, mentre gli altri nemici sono stati eliminati. E qui abbiamo nuovi nemici invece. Dai raga, uccideteli. Oh no, sento rumore di Hunter. Sento rumore di spari di Hunter. Ecco perché lascio qui un attimo il Warthog. Lasciane un po' anche per me. E vado ad eliminare gli Hunter da solo. Uno. Wow, che mira, bro. Due. Ok. Ed ora? Porto il Warthog fuori. Non mi ricordo se poi despawnerà, a dir la verità. Però me lo porto comunque lì. In caso ci servirà quando usciremo da quella struttura. Avere qualcuno qui che spara potrebbe essere comodo. Ecco, mettiamolo qua. E andiamo. Ora abbiamo un lanciarazzi. E una pistola. Potremmo prendere delle pistole al plasma dai nemici, ovviamente. Accendo la torcia. E scendiamo qui sotto. L'elite d'oro, a quanto pare, non c'è. Questo è un filmato opzionale che si sarebbe potuto saltare andando direttamente a sinistra qui, però ve l'ho fatto vedere comunque. Ed ora, con calma, perché qua si può eliminare questo elite rosso, così, in maniera stealth. Poi si può proseguire da questa parte, a girare questi grunt. Là c'è un altro elite. No, mi hanno scoperto! Conviene tornare un attimo indietro allora. Wart, esattamente Elite. E salire qui sopra. Per avere una visuale migliore sullo scontro. Ed eliminare anche i nemici che ci sono sopra. Guardo là l'Elite. Come rimane in copertura. Mentre il Grunt invece un po' più stupidino esce. Ok, eliminato anche l'elite. Non dovrebbero esserci altri nemici in giro, quindi proseguiamo. Ma guarda un po' chi c'è qui. I nostri amici, i Jackal. Basta, basta Jackal, basta. Ok. Io finché ho le munizioni della pistola me la tengo. Qua mi sa che servono un paio di granate, eh. Esattamente. Perché Jackal sono temibili quando sono in gruppo così. Ok. Qui abbiamo fatto tutto. Vedo dei nemici qui. Altri Hunter. Però ormai siete davvero carne da macello per me. Guardate. Hop. Loro scoprono la schiena e noi li ammazziamo in questo modo. E possiamo proseguire.
C'è il modo di tagliare tutta questa mappa comunque, buttandosi in zone precise, però ovviamente sarebbe tagliare tutto il livello. Potreste difendervi meglio. Riuscite a entrare? Negativo, si avvicinano troppo velocemente. Capo, dovete trovare il cartografer. Li terremo occupati finché potremo. Fagliela vedere, Marie. Se non usciamo di qui prima che arrivino altri rinforzi, sono cavoli nostri. Troviamo quella mappa. Andiamo. Ok, abbiamo anche fatto una missione, cecchino implacabile. Ovviamente quelle missioni non c'erano nel gioco vero, nel gioco vecchio. Sono state aggiunte alla Master Chief Collection. Non c'erano nemmeno in Halo Anniversary in realtà, in Halo 5 Anniversary. Sono state proprio aggiunte alla Master Chief Collection. Questo sovrascudo me lo prendo volentieri. Anche se potrebbe essere... potrebbe già finire essenzialmente questo sovrascudo. Devo eliminare quell'elite, non posso lasciarlo in vita. Ok. Una volta eliminati tutti, possiamo attivare. Quel pannello olografico dovrebbe attivare la mappa. Il Silent Cartographer. Analisi in corso. Il centro di controllo di Halo si trova là. Quella struttura sembra un tempio o un santuario, se la mia interpretazione è corretta. Interessante. Un santuario è un luogo insolito per un'installazione così importante. Cortana a Capitano Keyes. Il capitano non è più collegato, Cortana. Forse la sua nave è fuori portata o ha problemi alla strumentazione. Continua a provare. Fammi sapere quando ristabilisci il contatto. E riferiscigli che il capo e io abbiamo scoperto la posizione del centro di controllo. Ci dirigeremo lì appena in superficie. Affermativo. Chiudo. Senti che bella musica che è partita. Ora bisogna trovare il modo di uscire da qua. Abbiamo ancora questo, eh? Non dimentichiamolo. Sono arrivati i rinforzi dei Covenant. È molto difficile colpire la mano dei Jakan in Halo 1, perché il mirino della pistola è gigantesco. È molto più facile colpire la testolina dei Grunt. Guardate quanti ce ne sono! Forse qui si potrebbe far così. Usare un razzo. Ah, l'elite non è morto? Davvero con un razzo non è morto? Ok. Mentre quelli là, boom! Ho quasi finito le munizioni di questa pistola, quindi si cambia. Tanto è fortissima anche questa. Guardate, OP. Ne riprendo una nuova. E si continua. Qui ho già eliminato praticamente tutti i nemici.
Se arrivano degli hunter però potrei essere fottuto. O questo, eh. Però insomma. Qui abbiamo dei kit di pronto soccorso, delle munizioni in caso volessimo delle pistole. E di qua si risale, esatto, sì. Quindi controlliamo qui se abbiamo delle armi interessanti da prendere. Avremo la pistola, che io mi prenderei volentieri. Sapete che quasi quasi lascerei giù il lanciarazzi e prenderei, fare così? Dopo capirete il perché, forse. Eccoci arrivati. Mannaggia, oh, quanti sono. Questa si chiama noob combo, ragazzi. Colpo caricato dalla pistola al plasma e colpo alla testa singolo per eliminare qualsiasi nemico, essenzialmente, che sia dotato di uno scudo energetico. Quindi ad eccezione degli hunter, ad esempio. E con un colpo caricato di pistola eliminiamo anche lo scudo dei Jackal. Mentre qui, vi ricordate l'Elite d'oro? Dovrebbe esserci lui. Eccolo. Però con un colpo caricato di pistola al plasma e un colpo di pistola, la noob combo è efficace anche su degli elite di alto rango come lui. Diamogli anche un pugno, guardate il sangue che esce. E mano a mano si tinge di viola il terreno. Purtroppo non possiamo raccogliere la sua spada energetica, ma tempo al tempo. Qui sopra vediamo se il nostro Warthog ora potrà fornirci fuoco di copertura. Cortana, Echo 419. Il capo e io siamo in superficie. Eccolo. Veniteci a prendere. No, sono desponati tutti. Ricevuto, sto arrivando. Lo sapevo. Infamoni. L'ho preso? No, non l'ho preso. Ok, due sono andati. Non mi sembra ce ne sia un altro. Vediamo. Qualcuno che si è riparato. Nope. Oh, sì, invece. Dov'è finito? È qui. Qui. Muori, infame. Ecco fatto. Ed ora possiamo andarcene. Ed abbiamo terminato anche la missione Silent Cartographer. Era la quarta missione di Halo Combat Evolved. Ed ora toccherà all'assalto alla sala controllo. Io qui metto ovviamente in pausa. Assalto alla sala controllo è una delle missioni più lunghe di Halo Combat Evolved e anche più estenuanti. Non badate al tempo di riferimento lì di 15 minuti, è una balla totale. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa missione del Silent Cartographer, che so essere una delle missioni preferite di molti giocatori. Lasciate un commento e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.